Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscolo a vita. Un po' di tempo fa, mi sembra qualche giorno fa, ho fatto un post su Instagram dicendo che volevo fare un Q&A. Mi avete bombardato di risposte, quindi mi raccomando, per il prossimo Q&A, che penso di farli più o meno ogni 3-4 video, così che ci aggiorniamo e posso rispondere a tante delle vostre domande in modo più fluido. Quindi, se voi volete inserire una domanda e partecipare al prossimo Q&A, mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram, e quando posto il Q&A, se siete la prima persona che commenta, avete più chance, ovviamente, perché io vado in ordine cronologico. Per rendere un pochino più divertente, non ho ancora visto quali sono le domande. Vediamo un po' appena carica qua. Quindi sarà abbastanza eccitante anche per me. Adesso vado in ordine, provo a farle a raffica. Quindi, se vi piace questo video, lasciateci un bel like. Io spero che sia abbastanza informativo anche per voi, se non avete lasciato le domande. Iniziamo. Allora, Sammy Forrester, come si fa ad essere figo come te? 12 likes. Sammy, comunque ragazzi, vi dico che Sammy è colui che sta editando tutti gli ultimi video, quindi quando dite che piacciono questi video, che ci sono fluidi e che funziona con la musica, eccetera, è tutto Sammy. Se volete ringraziarlo, andategli a scrivere su Instagram, lo fate veramente, gli fate un sacco piacere, andatelo anche a seguire. Domanda dopo, Giuse Angelino, come strutturare una programmazione upper, lower, heavy e push, pull, legs, hypertrophy ed uguale cosa però splittata in 4 giorni anziché 5? Allora, questa è una domanda strettamente pertinente all'allenamento, non capisco molto, nel senso che se tu stai facendo un programma, uno split che è upper, lower, pesante, poi push, pull, legs, questo sarebbe 5 giorni. Se tu vuoi scendere a 4 giorni, devi per forza di cose modificare lo split, non potrai tenere questo split. Quindi, 4 giorni di split che consiglio sono upper lower di forza, upper lower di ipertrofia, quella è una variante, oppure potresti fare un push pull forza e un push pull di ipertrofia, aggiungendo gambe e addominali, magari un paio di esercizi ad ogni seduta. Questi sono i due che consiglio. Giulio, sei un mostro del fitness, consigli per gli addominali, grazie mille, Vince. Consigli per gli addominali, solamente due cose. Uno, dovete abbassare e diminuire la vostra percentuale di massa grassa, perché anche se avete gli addominali più sviluppati di questo mondo, se state oltre il 15-16% di addominale e avete una genetica in cui depositate la maggior parte del grasso sul, appunto, lo stomaco, gli addominali non si vedranno, anche se state facendo 1000 e 2000 crunch, weighted crunch, quello che è. Non si vedranno perché c'è lo strato che li copre, quindi prima cosa dovete bruciare il grasso e questo si fa in deficit calorico. Seconda cosa, se tu vuoi sviluppare bene appunto il six pack, dovrai colpirli con una progressione di carico, quindi se tu scegli degli esercizi ad esempio leg raise o weighted knee raise o se fai dei weighted crunch e col passare del tempo devi aumentare il carico che sollevi anche sugli addominali, proprio come per ogni altro gruppo muscolare. Io ti consiglio di fare un totale di magari tra le 10 e le 20 serie a settimana di addominali, alcune con i pesi, altre semplicemente leg raise alla sbarra, quelli per me hanno funzionato benissimo, e magari una versione di side to side knee raise o Russian V-twist per fare anche gli addominali obliqui. Quello è quello che vi consiglio. Se ci aggiungi alla fine una plank o un ab wheel rollout, ho fatto un video più completo sugli addominali, lo linko qua. Simone Villa, quando faccio rematore con bilanciere sento i lombari che sforzano, mi fanno male, cosa potrei fare per mantenere questo esercizio? Ho provato con la cintura ma persiste il dolore. Ottima domanda, non è la prima volta che la ricevo, la mia risposta è questa. Col rematore tu più vai sotto, più diventi parallelo col busto per terra e più inizi ovviamente ad enfatizzare anche i lombari, per forza di cose, perché stai mantenendo la tensione attraverso tutta la schiena, quindi non solo upper back ma anche lower back. E anche a me a volte fa male, quindi l'unica cosa che ti devi fare o ti alzi un pochino di più, ma in questo caso inizi a colpire maggiormente i muscoli della schiena superiore, quindi il romboide, il trapezio, upper back region. Se tu vuoi essere più parallelo possibile devi cambiare per forza di cosa l'esercizio, perché ti farà male ai lombari, soprattutto all'inizio. Certo, magari con il passare del tempo puoi allenare di più i lombari, puoi fare dei deadlift, puoi fare delle iperestensioni, ma a breve termine ti consiglio di sostituirlo con il chest supported row, quindi semplicemente invece di stare così all'aria aperta ti metti su una panca, così che c'hai il petto che è supported e toglie tutta la tensione dai lombari. Quindi quello è il primo consiglio. Secondo consiglio, prova la versione che si chiama pendlay row. Praticamente dopo ogni singola ripetizione riabbassi il carico e lasci il carico, quindi lasci tutta la tensione per terra per poi rialzare. Quello a volte ti risolve il problema. Quindi pendlay row e chest supported row come alternative. Dove trovi i soldi per vivere visto che non lavori? Gabriele Ferretti. Questa è un'ottima domanda. In realtà ho lavorato e ho risparmiato un annetto, 2 annetti fa quando stavo alla Shell, ma andrò più nei dettagli in un altro video, magari in futuro. Per ora lo tengo ancora per me, ma in un prossimo video vi dirò di tutto, l'esperienza universitaria e parlerò anche di questo. Cosimino, ciao Giulio, sei uno dei migliori della community italiana del fitness. Ti ringrazio veramente.
Non voglio farti la solita domanda su fitness. Ti manca l'Italia? Com'è per te vivere all'estero? Continua così e non mollare mai. Non mollare nemmeno te, mi dai una carica assurda. L'Italia ovviamente mi manca, ci manco da 5 anni e quando posso provo a tornare perché mi piace un sacco. Alla fine amo il nostro paese. Com'è per te vivere all'estero? 5 anni, ormai mi sono abituato, però forse mi sono anche un pochino stancato, nel senso che sto qua in Inghilterra da 5 anni, sono venuto per gli studi e per il lavoro, ma 5 anni sono tanti per capire se ti piace o non ti piace un certo posto. Quindi qua c'è una certa cultura, un certo tipo di cibo, un certo tipo di clima e diciamo vorrei provare un qualcos'altro magari in futuro. Vediamo come va. La cosa buona è qua che c'è tanto lavoro, ma anche quello col Brexit non si sa cosa succede. Quindi sì, mi manca l'Italia e spero di tornarci presto. Valerio Valente, ha senso allenare gli addominali ad ogni sessione di workout? Vale lo stesso per il cardio. Allora, il cardio, ve lo dico, non è assolutamente essenziale, è buono per la salute in generale, per la salute cardiovascolare, per quando però si parla di ipertrofia muscolare, non ha praticamente nessun beneficio, anzi peggio. Per quale motivo? Perché quando tu corri e quando tu vuoi crescere la massa muscolare sono due cose così totalmente diverse, perché la corsa dovresti essere snello e magro, mentre veramente la massa muscolare sta, appunto, stai diventando più pesante. Quindi in realtà un pochino, e anche questo lo dimostra la scienza, un pochino si contrapposizionano, diciamo. Quindi il cardio io non direi di fare più di 2-3 sedute a settimana di 20-30 minuti, a meno che non lo amate proprio, lo dovete fare sempre, siete in una fase avanzata di deficit, ma altrimenti lo farei massimo 2-3 volte a settimana. Addominali è un muscolo piccolo, dipende ovviamente dalle serie che fai, quindi se tu ad esempio vai in palestra 4 volte a settimana e fai 5 serie di addominali ogni volta che vai, quelle sono 20 serie totali. Se tu invece le fai solamente 2 volte dovrai aumentare le serie, quindi comunque rimanete tra le 10 e le 20 serie, puoi farlo ogni seduta oppure no. Almeno però 2 volte a settimana. Quanto la palestra ti ha ostacolato gli studi and ripeto se lo ha fatto? A me sinceramente non l'ha mai fatto, perché è una cosa che, anzi, penso che mi abbia aiutato, perché mi dà la motivazione ogni giorno per affrontare meglio la giornata, e stesso vale con lo studio, cioè è tipo la mia pausa, anche quando ho gli esami non smetto mai di andare in palestra, ragazzi, è tipo è il mio momento di relax mentale, tipo se ho gli esami e devo dare degli esami per 2-3 settimane, perché qua funziona così, a gennaio è così. L'unica cosa che faccio è stare seduto alla scrivania. Amo andare in palestra, è quella 1 ora e mezza, 2 ore di libertà mentale per poi tornare e riniziare da capo. Quindi no, non ho ostacolato gli studi, penso che se volete veramente ottenere una cosa, tutto il resto sono scuse. Ve lo dico in assoluto, cioè avete tempo, tutti hanno tempo. Pifit 90, com'è e quando andare a cedimento nell'allenamento? Grande Giulio, grandissimo. Buona domanda. Allora, io direi di non andare mai a cedimento completo, quindi restare sempre tra una, due, tre ripetizioni dal cedimento, soprattutto su tutti i movimenti composti, soprattutto sull'80% degli esercizi. Solo verso la fine dell'allenamento, quando andate a fare degli esercizi di isolamento, in cui isolate lateral raise per le spalle del deltoide laterale, fate i bicipiti, queste cose qua, sugli ultimi due, magari set di questi esercizi di isolamento potete spingervi al cedimento. Per quale motivo? Perché sono muscoli più piccoli, ci mettono meno tempo per recuperare e quindi potete andare a cedimento maggiormente. Sui movimenti composti non lo consiglio perché vi stalla molto la progressione. Vedrete, se iniziate ad allenarvi con un buffer di 1, 2, 3 ripetizioni, che sarebbe un RPE 7, 8, sì, 7, 8, 9, diciamo, vedrete che otterrete maggiori risultati che andare sempre a cedimento, sempre a cedimento. Quella è una cosa che ho sostituito dall'inizio, da come mi allenavo, secondo la scienza, infatti sta andando molto meglio, progredisco ogni volta. Vito Campanaro, ciao bro, sono in sala con il curl bicipiti bilanciere, con quale esercizio posso sostituirlo e dopo quanto posso riprendere l'esercizio di partenza? Ottimo. Allora, se voi ad esempio state seguendo un programma di allenamento e stallate su, diciamo, solo uno di quegli esercizi in tutta la vostra scheda, cosa fate? Continuate a provare a ribattere su quell'esercizio? No, meglio, sostituite quell'esercizio con un movimento che allena lo stesso pattern, quindi lo stesso tipo di movimento, ma magari passate da bilanciere, passate a manubri. Quindi in questo caso, curl bicipiti bilanciere, io ti direi di passare ai manubri, sempre da in piedi. Se vuoi invece passa alla variante di manubri, perché comunque tutti i curl più o meno allenano lo stesso pattern di movimento, lo stesso tipo di sforzo. Quindi passa ai manubri. Se anche ai manubri stalli, passa a una variante che non hai mai fatto, ad esempio un incline dumbbell curl, in cui c'hai la panca inclinata, ti stendi giù e fai il curl con i manubri. E dovresti iniziare a progredire su questo qua. Quando stalli, quindi magari altre 3-4 settimane hai stallato su questo esercizio, tu riprendi l'esercizio precedente, magari parti da un pochino più basso, ma dovresti in teoria spaccare il tuo punto di stallo e quindi sorpassare il punto di forza della volta precedente. Allora, fraciancia, se in un minicut piuttosto che ridurre macros decido di aumentare il cardio, come posso sapere le calorie che brucio derivano da grassi, carboidrati e proteine? Voglio dire, esiste un modo per capire da dove provengono effettivamente queste kcal?
Buona domanda. Allora, tu, voi sapete, voi calcolate i vostri macronutrienti, c'è cioè un tot da colpire. Se voi andate a fare cardio, dovreste mangiare proteine, come puoi recuperare queste calorie? Le proteine in teoria sono già settate al massimo, non dovremmo aumentarle così tanto. Quindi io personalmente ti direi di mangiare carboidrati e grassi, così che è anche un pochino più sostenibile a lungo termine. Detto questo, se è un pasto completo di tre macronutrienti, ancora meglio, ma non ci sono proporzioni, diciamo, specifiche. Queste sono cose veramente dettagli. Umberto Piano, che succede se arriva a 10.000 calorie in un giorno senza aver fatto una scarica di carbo il giorno prima del cheat meal? E che succede? Che molto probabilmente il giorno stesso stai un po' messo di merda. Il giorno dopo sarai bello gonfio, magari pesi un 2-3 kg in più, però ti sarai anche mosso di più, magari farai un allenamento perfetto. Se tu ritorni sul tuo piano dopo 3, 4, 5 giorni vedrai che il tuo peso è ritornato normale, perché il nostro corpo comunque si abitua molto facilmente, quindi se lo fai solo una volta non succede niente. F. Mattozzi, come passare da bulk a definizione e viceversa? Meglio aumento di definizione graduale di calorie o fare cambi netti? Mettiamo che tu passi dalla fase di definizione alla fase di massa. Hai raggiunto la definizione, non la vuoi perdere assolutamente, non vuoi mettere assolutamente grasso, allora lì fai una reverse diet in cui aumenti di settimana magari 50-75 calorie di settimana. Due cose: una, è molto lento e devi avere la pazienza per farlo; due, devi avere la costanza che tracci tutto perfettamente, perché se sbagli una minima cosa rinizi a prendere grasso ed è stupido allora che fai la reverse diet. Quindi questa è la prima cosa: se sei molto attento, non vuoi perdere la definizione, lo fai così. Se invece diciamo che non è che ti interessa proprio tanto, come a me di solito, io passo a mantenimento, so che prenderò un po' di acqua, un po' di glicogeno, però so anche che inizio ad andare subito forte in palestra, quindi a mantenimento non in grassi, diciamo, però ovviamente devi ricalcolare il mantenimento in base al nuovo peso che hai raggiunto. Poi quindi 2-3 settimane a mantenimento, da lì poi si parte col surplus. Per andare nella versione inversa dipende da quanto cosa state facendo. In un mini cut scendete subito di botto, lo fate aggressivo per 2 settimane e tornate su quelle calorie, volete proprio entrare e uscire più rapidamente possibile. Se invece entrate veramente in una fase di definizione bella lunga, sapete che è 2-3 mesi di definizione, fare gradualmente, che così non arrivate a un punto di stallo troppo presto. Roberto Rizzi, ogni quanto consiglio di aumentare le calorie in una fase di massa ben impostata e che reazione ci può essere tra calorie assimilate e prestazioni in palestra? Allora, tu in teoria dovresti avere una presa di peso di 1 chilo massimo al mese. Per quale motivo? Perché questo è il tasso massimo di crescita naturale muscolare, stai facendo tutto perfettamente. Quindi se tu, diciamo che ti alleni perfettamente, mangi perfettamente, tu stai mettendo su massimo nel tuo primo anno di allenamento 1 chilo al mese. Molto spesso non è così, perché il ratio è molto più un 50% grassi, 50% muscolo. Però tu dovresti aumentare ogni volta per colpire appunto questo 1 chilo al mese. Quindi se tu vedi che magari nei primi 2 mesi si è preso 1 chilo e poi hai preso un altro chilo, ma poi il terzo mese non stai più prendendo niente, è lì che aumenti le calorie nuovamente. Ovviamente fai un piccolo balzo, aumenti di 100 kcal, 150 e vedi come va. Prestazioni in palestra, in teoria voi più aumentate le calorie, più energia state dando al vostro corpo, quindi dovreste andare meglio in palestra. Allo stesso tempo ho notato per esperienza che se tu aumenti troppo di botto le calorie, il tuo corpo non sa più che farne, diventi solo pieno, un po' lento, un po' stanco, quindi c'è sempre una via di mezzo, dovete vedere voi in pratica. Giulio, hai mai avuto problemi a registrare video in palestra? Questo è il articolo. Inoltre, è trovato più facile fare le riprese in palestra qui in Italia o all'estero? Sicuramente all'inizio, anche ancora adesso, è un po' strano, cioè ti metti lì a fare i video, ci sta gente che ti guarda, che si chiede ma questo se sta allenando o sta a fare i video, perché ovviamente è un po' di tutte e due quando li prendi. Quindi sì, ho avuto problemi, non mi hanno mai, diciamo, fermato, mi hanno detto non filmare la gente così, ma non mi hanno mai fatto veramente, diciamo, non mi hanno fatto casini. Hai trovato più facile fare riprese in palestra in Italia o all'estero? Non ho mai fatto una ripresa in Italia. Mai. Allora, dai, sono già passati 15 minuti, quindi questa è l'ultima domanda. Lui Grell, a quanti anni hai iniziato la palestra e a quanti anni sei andato a vivere da solo in Inghilterra? Sei un grande fra, sei un grande anche te, grazie mille. A quanti anni hai iniziato la palestra? Dipende cosa intendi per palestra, adesso vi posso parlare del mio percorso. Ho iniziato a fare le flessioni a casa, magari 2-3 serie a sera, penso intorno ai 14-15 anni. Lì è veramente quando non ero felice del mio fisico, mi sentivo un pochino skinny fat, ero tipo voglio costruire la massa muscolare, voglio dimagrire, voglio avere il six pack, quella era la cosa primaria, volevo avere un six pack. Quindi a 14 anni ho iniziato a fare delle flessioni senza nessun tipo di programma, di niente, di tutto ciò. La prima volta entrato in palestra avevo 18 anni. Sono entrato in palestra a 18 anni, avevo personal training lì della palestra, che in realtà
Era molto bravo, era molto molto bravo, però mi ha fatto fare la solita routine, deadlift e squat. Io vedo tutti gli altri, ovviamente, vedendo i video, leggendo bodybuilding, tipo, ma perché non mi sta facendo fare dei bicipiti? Perché non mi fa fare mille serie di tutto? Perché non mi fa fare ripetizioni alte? E quindi dopo 2 volte lo dico, no, te non ne capisci niente. Ovviamente ho sbagliato anch'io, sbagliamo in tantissime. C'è ancora gente che viene qua sul canale e mi manda da quel paese 100.000 volte perché dice che sto dando misinformazione. Mi dispiace per te che pensi così. E io quindi pensavo di essere meglio, io pensavo di video, bodybuilding, articoli su Men's Health, sapete queste cavolate qua, le varie riviste di gym. E ho iniziato quindi a 17 anni, invece di seguire i consigli che mi dava lui, ovvero diventa più forte sui, appunto, sovraccarico progressivo, ho iniziato a fare qualsiasi tipo di programma solo per il pump, quindi facevo bicipiti, non c'era assolutamente una struttura e l'ho fatto così per ben 2-3 anni. Poi solo una volta, appunto, verso i 20, magari 21 anni che sono arrivato all'università. E ho iniziato a vedere come si allenava altra gente, ho iniziato a imparare dalla scienza perché dopo 2 o 3 anni ero rimasto uguale, facevo tutto perfettamente, non mangiavo carboidrati, non mangiavo ovviamente solo proteine, stavo molto attento, tutto cibi pulitissimi e mi allenavo tanto, ma in pump, quindi cioè, alla fine non costruivo niente. Solo da lì ho detto vabbè, questo non va bene, devo iniziare a capire io veramente come funziona. Ho iniziato a seguire le fonti scientifiche, a leggermi la ricerca scientifica, che negli ultimi 2 anni, questo è il terzo anno fatto bene in cui sto studiando con la ricerca scientifica, in cui comunque ogni giorno si impara, ogni giorno si modifica un po', quindi non è mai perfetto al 100%, sto ancora imparando, ma quindi fatto bene con la scienza ho fatto praticamente 2 anni. Per i 2 o 3 anni precedenti li ho buttati via facendo appunto stupidaggini, che però purtroppo un sacco di gente fa. Per questo anche che ho iniziato il cane. Ho iniziato a vivere da solo, ve l'ho detto, 5 anni fa mi sono spostato in Inghilterra, nel 2014, qua a Bath, e però il primo anno si vive sul campus universitario, quindi stavo con altre 4.000 persone sul campus, avevamo il bar, avevamo tutte le lezioni, tutto ciò, quindi è stata abbastanza un'integrazione abbastanza più semplice di quello che uno potrebbe aspettarsi, non è che stavo da solo così, sono uscito dalla famiglia e sono stato con altri ragazzi. Adesso ovviamente dopo 5 anni sono molto molto indipendente e questo penso che sia la cosa migliore, appunto, di andare via di casa quando si è ancora giovani, fare le proprie esperienze, diventare indipendenti, non dover sempre stare a casa su tutto, perché adesso anche cose magari banali, tipo, che ne so, lavare da casa, lavarsi i vestiti, farsi da mangiare, fare la spesa, che ne so, fare la lavastoviglie, fare la lavatrice, tutte queste cose, se non le fai te, non ci sta mamma che la fa, quindi impari ad essere indipendente, impari a provare a conciliare un miliardo di cose, quindi sì, lo consiglio a tutti se state pensando un'esperienza fuori dalla famiglia. Detto questo, io vi voglio ringraziare veramente tantissimo, sei stato ancora qui a guardare, sei in grande, veramente lasciaci un like se ti è piaciuto, mi raccomando seguimi anche su Instagram, appunto se vuoi lasciarmi le tue domande nel prossimo post di Q&A. Detto questo, vi ringrazio veramente tantissimo, spero vi sia piaciuto, ciao, vediamo ragazzi.